Buongiorno Serafino. Come mai quel cappello in testa? Sì, no, certo, lo devi togliere. Lo sai che a lezione non si mette il cappello in testa. Bene, oggi faremo una nuova serie di esperimenti sulla forza di gravità. Sì, iniziamo subito. Il primo esperimento è la gravità con le bottigliette. Prendine una. Sì, questa qui con poca acqua. Esatto, certo, poggiala sul tavolo. Poi con un dito spingi sopra il tappo. Certo, con la stessa forza. Come vedi, la bottiglietta non cade perché il baricentro è più basso. Ora prendi l'altra bottiglietta piena d'acqua. Sì, questa qui. Bene, mettila al centro, vedrai con la prima spinta cadrà. Sì, spingi con la stessa forza. Hai visto? Proviamo con le bottiglie più grandi. Abbiamo lo stesso risultato. Con poca acqua il baricentro è basso e non cade. Con molta acqua il baricentro è alto, quindi la bottiglia cade. Prendi un bicchiere pieno d'acqua. Sì, questo qua. Sì. Ora prendi un cartellino. Sì, mettilo sopra il bicchiere. Ora prendi un cilindro vuoto di carta. Sì, questo qua. Ponilo sopra il cartellino rosso. Bene, e ora prendi un uovo. Sì, mettilo sopra il cilindro di carta. Sì, questo qua. Vedremo la gravità delle uova. Ed ora tira via il cartellino. Certo, e vedrai che l'uovo cadrà dentro il bicchiere. Sì, grazie alla forza di gravità. Hai visto? L'uovo ha seguito la sua linea di gravità ed è caduto nel bicchiere. Come vedi, anche le uova attratte dalla forza di gravità sono cadute all'interno del bicchiere, seguendo una propria linea. Passiamo al prossimo esperimento. Ora prendi un bicchiere. Certo, questo qua, va benissimo. Sì, posalo sul tavolo. Ed ora prendi due posate. Sì, questo cucchiaio e una forchetta. Incastra bene ora il cucchiaio con la forchetta. Perfetto, ora prendi uno stuzzicadenti. Sì, e ponilo al centro tra il cucchiaio e la forchetta. Sì, ponilo al centro. Appoggia ora delicatamente lo stuzzicadenti sopra il bordo del bicchiere. Sì, vedrai che la forchetta con il cucchiaio resteranno in equilibrio. Come vedi, il baricentro si trova vicino alla base del bicchiere. Accendi lo stuzzicadenti. Ora bruciamo quella parte di stuzzicadente che si brucerà fino al bordo del bicchiere. Hai visto? Resta tutto in equilibrio toccando appena un punto. Spero che questi tre esperimenti siano stati interessanti. Ora metti tutto in ordine, mi raccomando. Sì, e poi ci vedremo alla prossima lezione. Sì, in ordine. E a presto.